Amici e amici di Grottaglie in Rete, abbiamo al telefono Giampaolo Cassese, onorevole della Repubblica Italiana, direttamente da Montecitorio, dove sta partecipando all'elezione del 13° Presidente della Repubblica. Buonasera, onorevole, grazie di aver accettato il nostro invito. Buonasera, buonasera. Allora, una grande emozione per un parlamentare alla prima legislatura. Contribuire all'elezione della massima carica dello Stato. Ma sicuramente è una grande emozione, mai avrei immaginato di poter vivere un'esperienza di questo tipo, di questo livello. Già da ieri, dall'arrivo a Roma, per l'avvio di quella che era poi la prima giornata di elezione, insomma, le emozioni erano tante e devo dire anche tra i miei colleghi, anche tra chi ha avuto anche altre esperienze in precedenza, insomma, l'emozione era tangibile. Beh, sicuramente poi si parla, come dicevamo, appunto della massima carica dello Stato. Tra l'altro, in un periodo come questo, ricco di vicissitudini politiche e sociali, per cui immagino che la responsabilità, che si sente, se possibile, è ancora più alta. Esattamente così, cioè all'importanza dell'elezione, di quello che poi è un momento, credo, il più importante della vita democratica del paese, e si aggiunge questo frangente, questo momento drammatico, sicuramente il più difficile dal dopoguerra ad oggi, è quello di individuare la figura di garanzia della Repubblica, della Costituzione, che poi guiderà il paese per i prossimi 7 anni, ovvero gli anni che ci porteranno fuori da questa crisi. Basti pensare che il prossimo presidente probabilmente attraverserà non meno di 3 legislature e quindi accompagnerà quello che oggi appare come una timida ripresa economica. Tutto questo ovviamente carica ancora di più la responsabilità di individuare la figura corretta. Ecco, tu facevi riferimento proprio a questa grande importanza del Presidente della Repubblica e un po' anche ai meccanismi che lo portano all'elezione. Vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori come si svolge l'elezione. Ci sono poco più di 1.000 elettori che sono i parlamentari e i rappresentanti delle regioni. E ci sono diverse modalità di votazione. Le prime votazioni che si sono svolte in questi giorni prevedevano un certo tipo di maggioranza, giusto? Sì, allora l'articolo 83 della Costituzione a disciplinare le modalità di elezione viene svolta in Parlamento in seduta comune, ovvero con tutti i senatori e tutti i deputati, ricordiamo 630 deputati, 321 senatori, compresi 6 senatori a vita, a cui si aggiungono 3 delegati per ogni regione, eccetto la Valle d'Aosta che ne esprime soltanto uno, quindi 58 delegati, per un totale di 1.009 grandi elettori. Quest'anno, per la verità, è accaduto qualcosa di inconsueto, ovvero un collega che è venuto a mancare, un collega Vincenzo Fasano di Forza Italia, è venuto a mancare domenica scorsa. Quindi noi ieri, nella prima giornata, abbiamo avuto un plenum di 1.009 grandi elettori, no, di 1.008 grandi elettori, e questa mattina invece è stata convocata l'aula per la proclamazione di una collega, Maria Rosaria Sesta, in sostituzione del collega Fasano. E quindi si è ricostituito il plenum completo di 1.009 grandi elettori. Quindi c'è stato anche questo dato un po' particolare in questa elezione che ci porterà a eleggere il 13° Presidente della Repubblica. Ecco, all'inizio, nelle prime tre votazioni, è richiesta una Ci vuole maggioranza una, sì, ci qualificata. vuole una, i 2/3 dei grandi elettori, ovvero una maggioranza qualificata, mentre poi dalla quarta votazione in poi la maggioranza assoluta e quindi 505 voti necessari per eleggere il presidente. Ecco, in questi giorni i resoconti parlano un po' di schermaglie, di nomi avanzati, non si sa bene con quanta, come dire, determinazione. A volte questo meccanismo può sfuggire alla persona che non è, come dire, addentro a un certo tipo di meccanismi. Però
però intanto c'è un grande lavoro, c'è un grande confronto tra le varie forze politiche. Questo è giusto dirlo, insomma, non si sta procedendo così in maniera muro contro muro, ma c'è un grande confronto. Sì, ovviamente c'è stato un grande totonomi delle ultime settimane, diciamo magari anche alimentato un po' dalla stampa, insomma, dai Certo. cronisti, da chi interviene nel dibattito, ovviamente anche da alcune forze politiche che magari sondano così alcuni profili. Generalmente tutti i nomi che vengono fatti poi sono quelli che sono nomi bruciati, ovvero quelli che poi non saranno probabilmente eletti. Io credo che il dato positivo sia stato quello invece che tutte le forze politiche più importanti in Parlamento hanno indicato da ieri di fare scheda bianca, proprio per facilitare le interlocuzioni tra le forze politiche e per giungere, a individuare un candidato condiviso fra tutte le forze politiche. E questo sicuramente è un dato positivo. Solo nella giornata di oggi il centrodestra ha fatto un primo passo ponendo sul tavolo una rosa di tre nomi, probabilmente per individuare un po' quelli che potevano essere i loro profili, Pera, Nordio e Moratti, ma con grandissima probabilità nessuno di questi tre nomi sarà poi il nome che rimarrà sul tavolo. Ora il centro-sinistra, compreso il Movimento 5 Stelle, invece, che invita, ecco, tutte le forze a sedersi allo stesso tavolo e discutere su un profilo condiviso. Ecco. Beh sì, di Ecco. solito si diceva una volta chi entra in conclave papa ne esce cardinale, proprio a indicare un po' questo meccanismo di candidature un po' no, Sì, bruciate. anche negli ultimi giorni, cioè, o meglio, la settimana si fa il nome anche di Draghi, che ovviamente è un nome molto importante, guida oggi il paese, guida il governo in questo momento di difficoltà, però ecco, nelle ultime ore pare che il nome di Draghi si allontani. Anche lo stesso presidente Conte, intervenuto nel tardo pomeriggio, ha indicato come priorità la guida del paese, la guida del governo, e quindi lasciare l'uomo attualmente presente al timone al suo posto, anche per grandi problematiche che stiamo attraversando, non soltanto per la pandemia, ma il caro bollette, tutta una serie di problemi che stanno affliggendo milioni di cittadini. E quindi fare oggi degli spostamenti che possono portare magari anche a ingovernabilità il paese, ecco, sono assolutamente da escludere. Quindi con molta probabilità, ecco, nei prossimi giorni, grazie anche a questa interlocuzione, si potrà arrivare a individuare un nome che, ricordo, deve avere questi 505 voti che oggi nessuno schieramento può offrire, quindi la condivisione è necessaria. Ecco, facevamo proprio riferimento un po' a questo prima, no? Sicuramente i grandi schieramenti, chiamiamoli in maniera così un po' forse riduttiva, centrodestra, centrosinistra, si confrontano, si fanno nomi, però c'è anche da dire che in qualche modo la maggior parte delle forze politiche, escluso Fratelli d'Italia, sono al governo, quindi in qualche modo hanno condiviso un certo tipo di scelta. Tu rappresenti il Movimento 5 Stelle, che in qualche modo è nato anche superando questa dicotomia destra-sinistra. Quindi vi rivedete in questa, come dire, ricerca di un comune denominatore al di là dei pur giusti ideali e delle pur giuste idee che poi ogni forza politica rappresenta. Sì, assolutamente sì. Poi ricordiamo che il Movimento 5 Stelle è attualmente ancora la più importante e Assolutamente. numerosa forza politica, con 73 senatori, 157 deputati e poi 4 delegati regionali, quindi rappresentiamo ben 234 voti dei grandi elettori. Un quarto dei grandi Diciamo, il elettori. movimento l'ha detto subito, ha spazzato, diciamo, via subito ogni possibile candidatura che non rappresentasse, ecco, quei valori e soprattutto quel livello istituzionale, quella figura autorevole che possa rappresentare, ecco, il paese al di là degli schieramenti politici, e che su questo continueremo a lavorare. Ecco, un'altra delle particolarità di queste elezioni, come ricordavi, è avvenire in tempo di pandemia di Covid, quindi sono state predisposte anche tutta una serie di
precauzioni, diciamo così, da un certo punto di vista sanitario. Quindi anche questo dà un po' l'idea del momento che si sta affrontando. E alla stessa maniera, il presidente Fico ha scelto in qualche modo di un po' tarpare le ali a un certo tipo di protagonismo anche nell'indicare i nomi in un modo piuttosto che in un altro. Cioè, si cerca in qualche modo di dare meno spettacolarità a questa elezione e un po' più di sobrietà. La politica in qualche modo vuole affermare il suo primato in un momento così importante come questo. Sì, ecco, iniziando dall'ultima osservazione, io credo che anche la scelta del presidente Fico, che ricordo essere espressione anche del Movimento 5 Certo. Stelle, ecco un po' fa la sintesi di quelle che sono poi delle modalità che per noi sono prioritarie. La scelta di leggere soltanto il nome, quindi per non acconsentire affinché le forze politiche facciano giochetti di partito per contare questo o quel voto o quel nome o degli schieramenti, eccetera, non può che essere letta in chiave positiva proprio per un processo di trasparenza in quella che deve essere l'individuazione di questo nome di garanzia della Repubblica e della Costituzione. Per quanto invece riguarda tutte le norme di sicurezza, ovviamente sono state ampliate rispetto anche al normale, cioè dal controllo della temperatura consueto ovviamente all'ingresso. In questo caso si fa un tampone immediato qualora dovesse essere registrata una temperatura superiore a 37,5, si va direttamente nel seggio drive-in che è stato realizzato nell'adiacente parcheggio, qui in via della Missione, che fa parte sempre del plesso della Camera. Per esempio, oggi 9 grandi elettori hanno potuto esprimere la propria preferenza all'interno di questo seggio, probabilmente o in quarantena o positivi. Poi anche tutte le normali, ovviamente, norme che sono oggi in vigore nel Paese sono in vigore anche nella Camera, quindi dall'utilizzo del Green Pass, le mascherine FP2, alle distanze, anche per esempio il fatto dello stesso voto che è fatto con un'organizzazione legata ai nomi, prima i senatori, poi i deputati, poi i grandi elettori a gruppi da 50 chiamati all'interno dell'emiciclo, ecco, tutte queste misure tese alla salvaguardia e alla sicurezza di tutti, anche perché poi lo ricordiamo. Le elezioni possono andare avanti anche per molti giorni, ci sono Certo. stati presidenti eletti anche oltre il 20° scrutinio, quindi si va avanti giornalmente e quindi mantenere alta l'attenzione e la guardia per quanto riguarda anche le possibili problematiche e gli impatti della pandemia sono fondamentali per mantenere il plenum, ecco, Bene, al momento le notizie sono che il Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e l'EU hanno invitato il centrodestra a un nuovo incontro domani per cercare un nome. Quindi si proseguirà con la ricerca dei 2/3, quindi di questa maggioranza qualificata, che quasi certamente al momento non verrà raggiunta. Quindi domani altra giornata di votazioni. Io ti ringrazio, l'onorevole Giampaolo Cassese, lo lascio alla sua serata di riposo dopo questa lunga giornata elettorale, e magari ci risentiamo nei prossimi giorni per fare di nuovo il punto della situazione. molto volentieri, grazie per avermi chiamato, cercherò di dare la mia testimonianza. Ovviamente, come dicevo, l'emozione è tanta, ma onestamente mi sento anche molto orgoglioso di essere qui a rappresentare il mio territorio, anche milioni di italiani. Io poi sono anche un appassionato di storia patria, quindi sapere di essere il terzo grottagliese della storia chiamato a questo compito non può che caricarmi ulteriormente di grande senso di responsabilità. Grazie ancora, a presto. Grazie, grazie onorevole, a presto e buon voto, come si dice in questi casi. Grazie.